il successo granata nel derby torinese sta diventando una tradizione. Da 3 anni la Juventus non riesce a fare sua la sfida stracittadina. In questa 168esima edizione i bianconeri hanno interrotto la serie che li aveva visti vittoriosi in tutte le prime 7 partite del campionato. Per il Torino sono 2 punti che contano, perché consentono di sorpassare i cugini bianconeri e raggiungere il vertice della classifica. Ecco il gol di Graziani, nato da una punizione battuta da Capitan Sarri. La maggiore determinazione, la volontà e la convinzione di poter vincere hanno dato ragione alla squadra di Radice. L'11 di Trapattoni ha denunciato un certo complesso psicologico, quasi un timor panico, tali da trasformare i giocatori quando si trovano al cospetto dei granata. Alcuni bianconeri sono apparsi nervosi, altri svaniti oppure rassegnati. C'è stato un momento di brivido per i granata quando Zaccarelli, in un intervento di disimpegno, ha mandato il pallone sulla traversa della propria porta. Nell'intervallo, con il Torino in vantaggio per 1-0, atmosfera tranquilla nella tribuna dei presidenti. Ma se dura fino alla fine sta andando benissimo. Ci hai sorpasso oggi, commendatore? Ma io non penso al sorpasso, penso di fare la nostra partita e farla miglior modo possibile. Poi si vada come vuole. Ma direi è stata una bella partita finora. La Juventus? Ma insomma, abbastanza bene. E sempre una partita tirata. Anche voi. Grazie, Presidente. Grazie a lei. Vorremmo sentire da Berzot se fino a questo momento si è divertito. No, è una partita molto equilibrata. Oddio, quando c'è il derby, è una festa di sport, si diverte sempre. Però è una partita che sul piano tattico è giocata con un marcamento a uomo spietato in tutte le zone del campo, per cui il gioco non mi sembra che possa fluire così come fluisce solitamente. Avviciniamo il senatore Umberto Agnelli. Padiere, ho visto una bella partita, un Torino che gioca normale, una Juventus che gioca al di sotto del suo standard, Torino che merita forse qualcosa ancora di più del punteggio che ha fino adesso. Il secondo tempo non muta la sostanza della partita. Per un Castellini bravissimo a bloccare su colpo di testa di Bettega, una buona occasione per Patrizio Sala sull'opposto versante. Poi, a conclusione di un'azione offensiva bianconera, Benetti finisce addosso a Castellini. Gli animi si surriscaldano. Castellini esce dal campo in barella ed è sostituito da Cazzaniga. Un episodio che sprona ancor di più i granata, dirà a fine partita Zaccarelli. Ci ha fatto male Castellini... Ci siamo stretti ancora di più attorno a noi, ecco, e ognuno di noi ha sempre cercato di aiutare il proprio compagno quando era in difficoltà. Forse è proprio questo che ci ha permesso di iniziare questa partita. E intanto i cosiddetti gemelli del gol colpiscono ancora. Alla rete di Graziani replica Pulici. L'incontro non ha più storia. Secondo lei, Sala, perché il Torino oggi ha vinto il derby? Lo ha sentito di più? Ha voluto più della Juventus questa vittoria, forse? Ma effettivamente il segreto forse sta proprio qua. Noi quando c'è il derby, soprattutto un derby importante come questo, un derby dove incontravamo una squadra come la Juventus che non aveva perso un punto, direi che effettivamente lo sentivamo molto, e questo è stato forse, non dico la mossa vincente, però siamo entrati in campo con lo spirito effettivamente di sbarrare il passo a questa squadra che rischiava un pochino di uccidere il campionato. Qualcuno dice la marcatura azzeccata da Nova Causio, lei che ne dice? Ma direi senz'altro che è stata una mossa senz'altro azzeccata, in quanto, a parte il fatto che Causio si è dovuto esprimere quando la Juventus era in svantaggio, quindi direi trovando maggiori difficoltà che magari non nel mio caso, insomma, in quanto ha dovuto un pochino sempre subire questa marcatura assillante di Danova, e questo è stato un pochino effettivamente l'arma vincente di questa partita. Tardelli, il Torino ha meritato questa vittoria? Ma io penso di sì, perché ha dimostrato molta determinazione, ha dimostrato molta più determinazione di noi, e ha giocato molto bene, cosa che non abbiamo fatto noi oggi, e il risultato penso sia molto giusto. Doveva arrivare una sconfitta, dopo 7 vittorie consecutive doveva arrivare, purtroppo è arrivata col Torino e ci dispiace soprattutto per i tifosi. Avete rotto il ghiaccio, vabbè. Sì. Francesco Graziani, l'uomo che ha sbloccato il risultato del derby, avete fatto il sorpasso, adesso... Tutto ciò, che cosa cambia nella corsa al traguardo finale? Ma io penso che non cambi molto, cioè sì, l'importante per noi era non perdere, ci andava bene anche un pareggio al limite, anche perché se avessimo perso la Juventus avrebbe preso 3 punti nei nostri confronti, e già all'inizio 3 punti sono molti. Oggi ci è andata anche abbastanza bene, abbiamo vinto, siamo passati in vantaggio, comunque non, per me non cambia niente, anche perché il cammino del campionato è ancora molto ma molto lungo, per cui... Morini, è finita per caso come temevate?
No, non è che temevamo di perdere, diciamo che abbiamo iniziato questo derby tranquilli, diciamo sereni, solo che come iniziamo i derby becchiamo sempre un gol, o bene o male, andiamo in svantaggio, perciò il Torino si chiude e il gioco è fatto. Le nostre punte è difficilissimo giocare perché loro si chiudono, infatti i loro terzini, il libero, non è che sono mai avanzati, non hanno rischiato niente, in vantaggio di un gol si sono chiusi là, gettando i palloni avanti un pochino alla spera in Dio e sperando nelle fughe di Sala, Graziani e Pulici, la partita diciamo è finita lì, noi non siamo riusciti a filtrare perché per i loro difensori era buon gioco giocare così nello stretto. Che impressione ha fatto a Roberto Boninsegna il battesimo con il derby torinese? Come battesimo non è dei migliori perché abbiamo perso 2-0. Per il derby penso che non ci sia molta differenza da quello di Milano, una partita molto sentita, la prepari, insomma la sentono un po' tutti, una partita differente dalle altre. E abbiamo perso, ecco.